Invece voglio chiedere a Boni Castellane, che è autore di un libro che si chiama In terra ostile, che cosa pensa di questa nuova inchiesta su Vannacci e in generale di Vannacci, no? Perché è una figura che insomma, è uscita in maniera curiosa dal cilindro della politica, perché adesso tutti dicono ovviamente si candiderà con la Lega, però è nato un po' come una specie di portavoce del dissenso, non come come dire, come un candidato interno, no? È uno che è venuto fuori da un libro che è pubblicato online, su Amazon, che è diventato il best-seller dell'estate, e quindi aveva un po' questa carica, in qualche maniera, eversiva rispetto alla politica. Tu che ne pensi? Ma su Vannacci ci sono molte cose da dire perché è una figura molto interessante a mio parere. Prima di tutto, io ho notato fin da subito, cosa che difficilmente viene detta, che Vannacci ci ha ridato l'ebbrezza del politico che nasce dal libro, che è una cosa tipicamente ottocentesca, francese ottocentesca. Di inizio Novecento, erano anni che in politica non entrava qualcuno spinto dal successo di un libro, cioè spinto esclusivamente dalle proprie idee. Perché se è vero che è un generale, è anche vero che oggi come oggi non interessa a nessuno candidare un militare, poteva essere una cosa degli anni 70. Invece il fatto che scriva un libro venga notato dal sistema mediatico avverso, venga quindi diciamo anche in maniera abbastanza goffa, indicato come nemico un po' in maniera comica, così grottesca, facendone un ritratto calcato sopra le righe. E invece questa cosa gli è scoppiata tra le mani, hanno creato un personaggio. Il libro ha avuto grande, grande successo, grande diffusione, soprattutto le idee che sono contenute nel libro, e ha creato quella tipica situazione che avviene solo a destra, di solito è una situazione culturale tipicamente di destra, e cioè quella sorta di presa d'atto che c'è qualcuno che finalmente dice come stanno le cose, cioè la presa di contatto con la realtà che è la radice stessa della politica di destra, dell'antropologia di destra. E quindi questa cosa io la ritengo molto interessante perché io vedo Vannacci come un pezzo di inizio Novecento, di fine Ottocento, che si ripresenta a inizio degli anni 2000. Quindi l'ho sempre apprezzato proprio per questo suo anacronismo. Adesso vedremo se si candiderà. Sicuramente sono d'accordo con te, Francesco, sul reato d'opinione. Io non so bene perché ci sia questa indagine, probabilmente ci sarà un esposto perché mi Ci sono rifiuto di degli pensare. esposti di un paio di associazioni, pare che tra queste associazioni che hanno fatto esposti ci sia anche un sindacato militare, però non è ben chiaro. Sicuramente c'è qualcuno che ha stuzzicato, cioè non è che la procura da sola va a aprire un fascicolo. Peraltro il libro è uscito da un sacco di tempo ormai, quindi diciamo, potevano anche muoversi prima, adesso ovviamente suona un po' sospetto, no? Però questo è quanto, sicuramente ci sono stati due esposti. Del resto, le argomentazioni del libro sono talmente neutre, nel senso dal punto di vista dei reati non si può ravvedere proprio niente di illecito. Anzi, se dobbiamo imputare a Vannacci una colpa è quello di essere stato fin troppo morbido nel suo libro, quindi indagarlo per odio razziale è qualcosa di assolutamente sopra le righe. Probabilmente gli staranno facendo un po' di campagna elettorale. Sì, questo sì, tra l'altro vedo che suscita sempre, come dire, forti passioni, no? Ci sono su commenti, vedo, insomma, online, di fronte a questa nuova notizia, persone che lo vivono come un martire, insomma, della libertà di pensiero, e altri che si infervorano con
con grande foga, no? Sono qua che mandano messaggi, vedo attacchi di ogni genere, perché Vannacci appunto è diventato una sorta di simbolo del male, ce le incarna tutte, no? È un po' come quando c'era quel dibattito sulla divisa condotto dalla, insomma, compianta Michela Murgia, che disse: io quando vedo una divisa provo timore, no? Un po' un tema che ritorna in questi giorni con la storia delle manifestazioni di piazza, no? Cioè, Ma c'è un certo, po' di diffidenza. paracadutista. Ma certo. E infatti è questo l'aspetto più interessante. Se ci pensi, Francesco, guarda che era veramente tanto tempo che in politica non arrivava un personaggio, nel senso colui che si era costruito un'identità fuori dalla politica e poi entra in politica. Stiamo arrivando da 20 anni di politica invece dove approdavano personaggi professionisti, no? Professionisti della politica. Invece era molto che non esordiva in politica colui che veniva portato sulla forza delle proprie idee. Poi naturalmente possono essere contestabili, ma questo fatto secondo me è molto interessante. E hai perfettamente ragione il fatto che sia un generale, un paracadutista, che ostenti questa sua indipendenza, che ci sia messo a litigare col suo ministro, addirittura che il ministro lo abbia punito, non si è mai capito bene perché ha scritto un libro, perché ha parlato, non si sa bene. Quindi vedi che ci sono tutta una serie di elementi che lo rendono comunque un personaggio interessante. Adesso vedremo. Ormai la candidatura mi pare proprio inevitabile, visto le indagini, sono una sorta di battesimo politico.